Ciao a tutti, sono Barta. Questo nuovo video sarà sicuramente un po' diverso da quelli a cui siete abituati. Il video di oggi è un unboxing, ma andremo ad aprire un paio di pacchetti che contengono giochi del Nintendo DS e del Nintendo 3DS. Questo cambio di rotta per qualcuno di voi può sembrare assurdo, ma per altri non lo sarà. Se infatti mi seguite su Telegram sapete che amo girare per mercatini, comprare giocattoli, videogiochi. Quindi insomma, nulla di nuovo per me, ma sicuramente qualcosa di nuovo per il canale YouTube. Questa rubrica potrebbe diventare un appuntamento fisso. Non me ne intendo di videogiochi per niente, quindi prendete con leggerezza l'intero video. Io non sono assolutamente competente in ambito videoludico, ma mi andava comunque di condividere con voi questa mia nuova fissazione. Io amo il fattore portatilità, sapete che adoro leggere sui mezzi, quindi forse non vi sorprenderà sapere che adoro queste console proprio perché sono molto comode, molto maneggevoli, posso giocarci in giro e non per forza dentro casa. Ok, voglio essere il più onesto possibile con voi. Io non ho assolutamente idea di ciò di cui sto andando a parlare perché dei videogiochi non so un cazzo. Non sono attendibile, l'unica cosa di cui posso parlare nella vita sono i fumetti, però mi sto completamente innamorando del Nintendo DS e del 3DS e in questo periodo sto recuperando una quantità senza senso di videogiochi, quindi ho voglia di parlarne, di farveli vedere, però non so davvero un cazzo, quindi vi prego siate clementi. Cominciamo ad aprire questo primo pacchettino che dovrebbe appunto contenere due giochi. Voglio solo aprire un po' di pacchetti in video con voi, questa cosa la farei sul canale Telegram, ma siccome me ne sono arrivati davvero tanti di pacchetti ho pensato bene di farci un video. Il primo pensiero va sempre a YouTube. Allora cominciamo con il primo. Ok, con il primo gioco di questo pacchetto, cosa sarà? Fortnite? Forse è Fortnite per Nintendo 3DS? No, è Luigi's Mansion 2. Peccato, speravo fosse Fortnite, ma è invece proprio Luigi's Mansion 2. So che esiste un precedente capitolo per 3DS di Luigi's Mansion, che penso sia semplicemente un porting del precedente gioco uscito per GameCube. So che questa saga è molto apprezzata, so che Luigi in generale è molto amato come personaggio e da quello che ho capito il fratellino sfigato di Mario in questa serie di videogiochi semplicemente vaga all'interno di abitazioni infestate e insomma si prodiga nella sua attività di Ghostbuster. Non so perché vi sto facendo vedere questi manualini stupidi. L'unica cosa che vi devo dire è che ho deciso di recuperare proprio in questo periodo i giochi del Nintendo DS e del 3DS che mi ero perso in questi anni, proprio perché i videogiochi di queste console sono al loro minimo storico. Questo Luigi's Mansion l'ho pagato 5€ e uno dei motivi per cui l'ho pagato così poco è perché il retro della custodia è in francese. Ovviamente il gioco contiene tutte le lingue europee. Vabbè, ok, forse non tutte, non so quante lingue si parlano in Europa, però contiene l'inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, LLPTRU, non so quali siano le altre lingue. Quindi sì, per me non è assolutamente un problema il fatto che la custodia sia in francese finché ho il gioco in italiano. Mi raccomando però, una scoperta che ho fatto è che la cosa importante è che sulla cartuccia sia riportata la dicitura EUR. Appunto, altre cartucce giapponesi e statunitensi, ad esempio, non funzionano sulle console EUR. O PAL, non so come cazzo si dica, vi ripeto, io non so un cazzo di videogiochi. Ok, proviamo assieme questo Luigi's Mansion 2. Sì? Sì? Ce l'abbiamo fatta, ok. Sì? Ok. Ok, mi piace un sacco la musichina. Non so effettivamente se è corretto parlare di questa saga come di una saga di survival horror, però tendenzialmente è quello che è, no? Cioè, boh, non lo so. Oh, che bella abitazione creepy. Ok, dunque a quanto pare in questo giochino tu sei Luigi, ti muovi furtivamente, vai a caccia di fantasmini. Ok. È in 3D, effettivamente non sapevo se il gioco fosse tipo platform o cose simili, scusatemi, sono molto... coglione, stupido, cretino, ignorante. Ok, a quanto pare hai questa strana luce arcobaleno, hai questo aspirapolvere come arma, puoi ciucciare, credo, le piante. No, forse questo serve per i fantasmi. E allora forse serve la luce per le piante. Ci sono più tipi di luce. Ok, questo è qualche tipo di colpo energetico. Ok, questa pianta ha sputato fuori dei soldi. E dunque questo è il primo acquisto di oggi, Luigi's Mansion 2. Continuiamo a vedere cos'altro c'è all'interno di questo pacchetto. Forse Fortnite 2, Fortnite 2? No, c'è Donkey Kong Country 3D. Donkey Kong... Donkey Kong Country 3... Donkey Kong... Donkey Kong Country Returns 3D. Anche in questo caso confezione in francese per risparmiare. Anche questo dovrei averlo pagato 5€. E se contate che appunto le spedizioni su Vinted sono di tipo 2-3€, ho speso un totale di 6,50€ a gioco. Ok, in questo manca il manuale. Questo potrebbe essere un lato negativo per qualcuno di voi che colleziona, ma io insomma gioco in maniera molto stupida e a tempo perso.
anche in questo caso cartuccia EUR, che è ciò che conta. Proviamo anche questo al volo, ovviamente preparatevi a dei grandi commenti da grande esperto dei videogiochi, quale io sono. Ci siamo. Da quello che so, questa versione di Donkey Kong Country Returns è semplicemente un porting della versione per Wii. Notate quanto sono professionale, conosco la parola porting, eh? Porting? Fortnite? Io personalmente da bimbo mi ci sono sfondato con Donkey Kong, perlomeno con la versione uscita per Game Boy Color. Si tratta, come al solito, di un platform, credo si chiami platform, e grazie allo strumentopolo misterioso chiamato internet che ho usato poco fa, ho scoperto che questo gioco è un gioco in 2.5D, è il solito Donkey Kong che congheggia. Sto già morendo, perfetto. Mi fa molto strano saltellare e non poter volare, perché sono tipo 2 mesi che gioco ininterrottamente a giochi di Kirby sul 3DS, quindi insomma, come si sfonda questa cosa? Come si cazzotta questo barile? Ok. E quindi mi fa strano che lui possa saltare e non volare. Oh, ma... Ok, questo Diddy Kong ha un jetpack, quindi... No, però non vola come Kirby. Vabbè, ragazzi, che dire? Impressione a caldo? Non è bello come Kirby. Purtroppo Donkey Kong non vola come Kirby, però è comunque saltella. Che figlio del cazzo, veramente inutile. Sono un essere umano inutile. Comunque bellissimo. Beh, mi ispira, mi piace un sacco. Bello, bello Donkey Kong. Rotola, salta, fa le cose, mangia le banane. È un gioco. È proprio un videogioco. Che se ci pensi è la cosa veramente importante. Cazzo sto dicendo. Vabbè, ok, funziona, questo è quello che conta. Funziona in italiano, è proprio un gioco, cioè Donkey Kong è un fatto. Comunque, sì, come vi dicevo, in questi giorni mi sto sfondando di Kirby Triple Deluxe. Anche questo ho pagato una miseria, tipo 4 euro, sempre su Vinted. Un gioco davvero splendido. La cosa bellissima è che dopo aver completato il gioco e la modalità storia con Kirby, viene sbloccata una modalità di gioco completamente nuova che ha King Dedede come protagonista, ovvero Dedede all'avventura. Bellissimo questo pinguino panciuto e incazzato col mondo. Insomma, è il classico Kirby, ha un platform, basta, non conosco altre parole per parlare di videogiochi, conosco solo la parola platform, però davvero gioco bellissimo. Questo si trova davvero a pochissimi euro sull'internet. So che ci sono anche giochi più apprezzati di Kirby sul 3DS, ma insomma, io mi sono approcciato prima di tutto a questo, ma insomma, nel tempo recupererò altri giochi di Kirby. Interrompo l'unboxing un secondo per dire altre due cose. Tutti i videogiochi che ho recuperato, sto recuperando e recupererò, sono tutti giochi che non ho ancora giocato. E dico questo solo per farvi sapere che non ho un attaccamento nostalgico con questi videogiochi. Rispetto a tutta un'altra serie di cose che compro perché sono legate alla mia infanzia, vedi sì questi squali di plastica. Questi giochi per me sono davvero una novità, sono tutti giochi che non ho giocato perché diciamo che durante l'adolescenza ho volutamente ignorato i videogiochi per dedicarmi un pochino di più alla narrativa e al fumetto. Quindi per me è tutto nuovo, sto semplicemente cercando di sfruttare delle console che ho già piuttosto che comprare nuove console. Anche per quanto riguarda i fumetti avrete sicuramente notato che adoro recuperare volumi usciti 10-15 anni fa e per me non è assolutamente un problema. Non sento infatti la necessità di stare al passo con le nuove pubblicazioni. Reputo che sia piuttosto grave che le case editrici spingano le loro nuove pubblicazioni per circa un mese e poi accettino il fatto che dopo 4-5 anni i diritti di questi fumetti semplicemente scadano e sembra andargli benissimo il fatto che tutta una serie di volumi diventino non disponibili. Ma proprio in virtù di questo, secondo me, non dobbiamo rincorrere gli editori, non dobbiamo avere il timore che certi fumetti spariscano, per favore non lo fate. Ma chiusa questa piccola parentesi e tornando ai videogiochi, ci tengo a dirvi che per me non è assolutamente un problema l'idea di recuperare, tra 10-15 anni, una Nintendo Switch. Non ho alcuna fretta e preferisco godermi tutta una serie di giochi che sono usciti su vecchie console e che non ho sfruttato appieno. Nintendo DS, 3DS, Wii, PlayStation 3 sono tutte console che non ho davvero sfruttato e che a dirla tutta non erano nemmeno mie, erano di mio fratello. Tutti i videogiochi che appaiono in questo video sono davvero dei videogiochi pagati pochissimo, anche perché tolti quei pochi videogiochi che sono diventati davvero rari nel tempo, sia Nintendo DS che Nintendo 3DS hanno un catalogo virtualmente infinito pieno di giochi davvero economici di hidden gems. E dato che il prezzo di questi videogiochi è al loro minimo storico, io voglio sfruttare questo momento e, insomma, recuperare più giochi possibili, anche se sicuramente non li giocherò tutti subito. Continuiamo con un secondo pacchettino. Cosa conterrà? Forse Fortnite 3? Fortnite Deluxe Edition 3? No, ve lo dico io cosa contiene, già lo so. Contiene l'ennesimo gioco di Kirby per Nintendo 3DS. Questo mi è costato un po' di più, circa una ventina di euro, perché è sigillato, non che io abbia volutamente recuperato una versione sigillata del gioco. Era semplicemente l'annuncio più conveniente che ho trovato di questo videogioco, poco importa che sia sigillato, perché a quanto pare questo Kirby, la nuova stoffa dell'eroe, è uno dei giochi un pochino più costosi del 3DS per ciò che riguarda il personaggio di Kirby. C'è da dire che 20 euro comunque è niente per me.
per un gioco del genere sigillato, sono davvero curiosissimo di provarlo. Anche in questo caso dovrebbe semplicemente trattarsi di un porting, sì, insomma, di una versione per Nintendo 3DS di un gioco uscito su Wii. La cosa peculiare è che questo gioco è uscito sulla Wii nel 2011 ed è arrivato sul 3DS solo 8 anni più tardi. Ovviamente si tratta ancora una volta del classico Kirby in 2D, con le sue classiche meccaniche. Io amo tantissimo Kirby, lo adoro alla follia. E qui in più, a livello grafico, mi attira tantissimo questa componente molto materica del personaggio, perché sembra davvero fatto di fili. E per lo stesso motivo non vedo l'ora di recuperare anche Yoshi's Woolly World, sempre per Nintendo 3DS. Sono un mega fan di Kirby, che ha scoperto però il personaggio e la serie di videogiochi molto molto tardi. Ragazzi, io ho 29 anni e durante la mia infanzia non ho mai giocato a niente di Kirby e tipo un paio di anni fa me ne sono andato completamente in fissa e sto cercando di recuperare più giochi possibili sul personaggio. Mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo le meccaniche, mi piacciono tantissimo tutta una serie di meccaniche del personaggio, il fatto che possa assorbire i poteri dagli altri, il fatto che possa risucchiare i nemici, sputarli fuori, possa fluttuare, lo so, sembrano cazzate, però per uno come me è comunque qualcosa di innovativo, perché semplicemente non ci avevo mai giocato, lo so, fa ridere, come se qualcuno domani vi dicesse: ah, bellissimo Super Mario, può sputare le palle di fuoco, mangia i funghi. Però che vi devo dire, avevo completamente ignorato durante la mia infanzia tutto quello che riguardava appunto il personaggio di Kirby. E a proposito di Kirby, vi ho mai parlato di Tetris di Box Brown? No, che non c'entra un cazzo. Cioè, in realtà c'entra, però non vi parlerò della storia dell'avvocato di nome Kirby che salvò il culo alla Nintendo, non lo farò. Però comunque dovreste leggere Tetris di Box Brown, per favore, dovete comprarlo questo cazzo di fumetto, è bellissimo, porca ma andiamo avanti con questa bagianata di video, perché ho ancora un sacco di pacchetti da aprire qui con voi. Mi piace un sacco questa dinamica per cui io vi racconto che cosa sto aprendo, cosa sto comprando, e lo racconto a voi che con tutta probabilità avete giocato questi giochi tipo 18 anni fa. È davvero fantastico, è come vedere una scimmia che cerca di spiegare la fisica a Stephen Hawking. In questo caso, se non mi sbaglio, il contenuto di questo pacchetto è un gioco del DS e non del 3DS, ovvero Contact. Che cos'è Contact? Bella domanda, non ci ho mai giocato. Si tratta di un gioco che ho scoperto completamente per caso, è un action RPG del 2006 che sfrutta molto bene il fatto che il DS ha ben due schermi. Infatti appena ho visto delle immagini di gioco di Contact e dei gameplay su YouTube mi ha messo una curiosità assurda e ho dovuto assolutamente comprare questo gioco, come vi dicevo uscito nel 2006 e sviluppato dalla software house Grasshopper Manufacture. E se pensate che io ho la vaga idea di cosa sto dicendo, di quello che ho appena detto, ricredetemi, perché ho scritto tutto su un foglietto e fra l'altro ho scritto software, vabbè. Comunque sì, è un gioco splendido, cioè non lo so, non ci ho ancora giocato. È un gioco, cioè sicuramente è un gioco, che ha appunto la caratteristica di sfruttare i due schermi del DS, perché nella parte superiore dello schermo abbiamo questo professore che a quanto pare si è schiantato con un'astronave su un pianeta alieno, e nello schermo inferiore abbiamo un personaggio di nome Terry che cerca di recuperare il carburante appunto per far ripartire l'astronave del professore. Apprezzo tantissimo quando un gioco sfrutta davvero bene le potenzialità di una console, in special modo del Nintendo DS, che appunto ha questa feature incredibile non solo del touch ma appunto di avere due schermi. Proviamolo assieme. Avanti, ditemi da quanti anni non sentivate questo suono. Ah. Wow, ok, cosa devo fare? Ah, ok, ho capito, ci sono dei tasti F1, F2, F3 che corrispondono a una nuova partita continua e Nintendo Wi-Fi Connection. Andiamo. Ah. Che figata. Oddio che bellezza, nello schermo superiore il professore è fatto in questa pixel art ed è messo in questa posizione che se ne sapessi qualcosa di videogiochi vi saprei dire come si chiama. E invece il personaggio di Terry nello schermo inferiore è proprio reso con una grafica completamente diversa. E il mio schermo è zozzo da far schifo. Ok, lì c'è una tigre, ah c'è una tigre, ah c'è un baule, ah torno sopra. Vabbè, ci giocherò poi con calma, però a primo impatto la differenza grafica che c'è tra lo schermo superiore e lo schermo inferiore mi piace tantissimo. Insomma, spero si riveli essere un bel giochino. Fun fact legato a questo videogioco: la versione americana di Contact ha una copertina completamente diversa da questa. Ed è splendido perché ancora una volta questa cosa sembra riportare al dualismo appunto dei due schermi del Nintendo DS, perché insomma questa copertina è fatta appunto in pixel art. E vediamo il professore protagonista che sta nello schermo superiore, mentre la versione americana ha questa copertina molto moderna che vi mostro in questo momento, che a livello di design del personaggio fra l'altro mi ricorda Digimon al 100% e che possiamo vedere anche qui in piccolino.
immagino che questo personaggio sia appunto Terry. Vabbè, non vedo l'ora di provare questo gioco, sembra davvero un gioco peculiare, diverso dal solito. Vi mostro un paio di videogiochi che ritengo essere proprio delle hidden gems, sono dei giochini che ho trovato in dei mercatini dell'usato a prezzi davvero ridicoli, e comincio col parlarvi di questo Soul Bubbles, davvero fantastico. Incredibile che io l'abbia pagato solo 4,50€, effettivamente vedendo questa copertina io non l'avrei mai preso un gioco del genere, è respingente al 100%, sembra veramente un gioco stupido secondario del Nintendo DS, ma ne ho sentito parlare benissimo online e confermo, è davvero un gioco fantastico, in cui il videogiocatore incarna e fa le veci di questo spiritello che non fa altro che soffiare una bolla. Bolla che però contiene degli spiriti di persone morte. E il ruolo del protagonista è quello di accompagnare, appunto, con il suo soffio questa bolla che contiene questi spiriti di persone defunte verso l'aldilà. È un gioco che mi ha subito convinto, ve lo mostro al volo. Questo gioco non contiene nessuno dei seguenti elementi o eventi: auto da corsa su licenza, soldati post-apocalittici, elfi, orchi o maghi, scontri tra bande. Non preoccupatevi, andrà tutto bene. È chiaramente un gioco che sfrutta al 100% il touchscreen del DS. Molto molto semplice ma molto bellino, vi prego, se lo trovate in giro acchiappatelo, perché secondo me è una piccola perla. Il protagonista appunto deve sospingere questa bolla piena di spiriti fino alla fine del livello e badare bene che la bolla non esploda e che nessun animale la faccia scoppiare. È davvero un giochino super rilassante e dolcissimo. Però ecco, ora sto per fare una strage, ora moriranno tutti. È davvero un bel giochino, se lo trovate in giro in qualche mercatino acchiappatelo, è davvero un gioco molto molto sottovalutato. O meglio, diciamo che a livello di critica è un gioco riconosciuto, ma io in realtà non ne ho mai sentito parlare da nessuno. Mi sta piacendo moltissimo, davvero davvero una hidden gems del DS. Un'altra hidden gems, però questa volta del Nintendo 3DS, ovvero LEGO City Undercover The Chase Begins. Questo, come per Soul Bubbles, è un gioco che ho scoperto guardando un sacco di video, di classifiche, di liste, di giochi dimenticati per DS e 3DS, e ammetto che ancora una volta io non avrei mai preso un gioco del genere se non ne avessi sentito parlare. L'ho provato e effettivamente non è affatto male. La cosa stupefacente di LEGO City Undercover è, tanto per cominciare, la vastità della mappa in cui il protagonista si muove. Non capisco come sia possibile che una roba del genere sia su Nintendo 3DS. È vero che è un'ottima console, ma insomma, boh, sembra GTA San Andreas Lego, non lo so, è fantastico. Per ora non ho fatto davvero nulla, ho fatto giusto la prima missione di questo gioco, ma mi sembra davvero un giochino niente male, soprattutto contando che si trova davvero pochissimo. Io l'ho recuperato a 5,50€. Ripeto, se siete su Telegram lo sapete già, ma io adoro girare per mercatini, è una mia fissazione. In Italia ci sono un mucchio di mercatini dell'usato, senza contare tutti i negozi dell'usato che stanno aprendo e che hanno aperto negli ultimi anni. È una mia fissazione, ho sempre girato per negozi dell'usato e mercatini in cerca di fumetti, e man mano ho spostato la mia attenzione su altre cose, sui giocattoli, sui videogiochi, sui vestiti. E quindi ho pensato di cogliere la palla al balzo con questo video per parlarvi, insomma, di questa mia passione parallela. La vera giustificazione per l'esistenza di questo video era però che volevo comunicarvi che il 27 marzo chiuderà l'eShop di Nintendo. Questo significa che tutta una serie di videogiochi che hanno avuto una release solo digitale su Nintendo 3DS non saranno più recuperabili. Concludiamo il video con la cosa più importante di cui vi volevo parlare, perché ci tengo a farvi sapere che dal 27 marzo in avanti l'eShop di Nintendo verrà chiuso. Questo è anche uno dei motivi per cui tanti di noi hanno cominciato a comprare tutta una serie di videogiochi, con il timore che i prezzi possano da qui in avanti salire. E ci tengo a parlarvi di un gioco che è un'esclusiva per Nintendo 3DS, che non ha mai avuto una release fisica ed è uscito solo in digitale, e vi sto parlando di questo carinissimo Attack of the Friday Monsters a Tokyo Tail del 2013, pubblicato dalla Level 5. È un gioco che al momento sull'eShop di Nintendo si trova a 7,99€. Io non mi sono voluto spingere più là a comprare troppi giochi, ma almeno questo l'ho voluto acquistare. L'ambientazione è davvero stranissima, perché il gioco si ambienta in questo Giappone che sembra convivere con questi mostroni, con questi kaiju che combattono sempre. Davvero stranissimo, perché insomma le vite delle persone sembrano continuare a scorrere mentre appunto sullo sfondo ci sono questi mostroni che continuano a menarsi. Il protagonista di questo gioco è Sota, un ragazzino che semplicemente esplora questa città, e tutto il gioco consiste nel parlare con tutta una serie di NPC per sbloccare alcune carte, carte che a loro volta vengono utilizzate appunto per giocare, per combattere con i residenti della città.
È un giochino leggero ma anche molto apprezzato, quindi non volevo farmelo scappare. Mi dispiace molto che il gioco non abbia avuto una release fisica, secondo me è molto grave, insomma c'è il rischio che questa roba si perda per sempre. È anche vero che io sono uno stupido cretino materialista, lo ammetto, ne sono consapevole, però mi dispiace davvero l'idea che questi giochi si possano perdere. Quindi sì, ragazzi, io spero che questo video, per quanto stupido, vi sia piaciuto. Questo canale continuerà a parlare assolutamente di fumetti, ma in questo periodo mi è salita la scimmia per i giochi del Nintendo DS e del 3DS, quindi insomma ci tenevo a mostrarveli e condividere con voi questa mia nuova ossessione, che poi così nuova non è. Ok, ci vediamo in un prossimo video in cui aprirò altri pacchetti. Tutto qui, volevo solo comunicarvi l'imminente chiusura degli shop di Nintendo. Decidete voi cosa fare. Grazie per aver visto ancora una volta il video fino qui. Io come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale Telegram e ad entrare direttamente anche nel mio gruppo Telegram, in cui possiamo scambiare quattro chiacchiere. Fine del video.